Ciao a tutti, sono Marco per gli amici Il Cuso e benvenuti all'ottavo episodio della Fisica che non ti aspetti. In questo video risponderò a una richiesta di Barbara che in un commento al video precedente chiedeva informazioni sulle aurore boreali. Le aurore boreali, come sapete benissimo, sono quei fenomeni che si possono osservare tipicamente in paesi vicini al circolo polare artico come Alaska, Canada, Islanda, Groenlandia, eccetera, e che consistono in grandi giochi di luce spesso in forma di vele o nuvole verdastre o violacee. Le aurore boreali hanno un'origine molto diversa rispetto a quella del colore blu del cielo di cui ho parlato nello scorso video. L'origine di tutto però continua a essere il Sole. Il Sole infatti non manda verso di noi solamente la luce, ma anche uno sciame di particelle, principalmente costituito da elettroni e protoni, quindi particelle dotate di carica, che prende il nome di vento solare. Il vento solare è particolarmente pericoloso per la vita terrestre. Se infatti potesse arrivare indisturbato fino a Terra, noi probabilmente non saremmo qui. Tuttavia la Terra ha una difesa, il suo campo magnetico. Il campo magnetico terrestre, che viene originato nel nucleo della Terra, fuoriesce, le sue linee di campo fuoriescono dal polo sud magnetico, formano dei grandi lobi intorno alla Terra e rientrano in corrispondenza del polo nord magnetico. Le particelle cariche, quando sentono il campo magnetico terrestre, ne vengono deviate. Una legge fisica infatti impone a qualunque particella dotata di carica che si muova in un campo magnetico di ricevere una forza che ne devia la sua traiettoria. Quindi queste particelle, invece di piombarci addosso all'improvviso, girano intorno al pianeta e in un certo senso ci scansano, ci passano oltre. In corrispondenza dei poli, però, la protezione del campo magnetico è un po' più debole a causa del fatto che le linee del campo magnetico si incurvano molto e cominciano a convergere verso il terreno. Il risultato è che le particelle del vento solare riescono in minima parte a penetrare all'interno dell'atmosfera, o meglio, della parte più alta dell'atmosfera, che prende il nome di ionosfera. In questa zona la pressione atmosferica è molto bassa, ci sono poche molecole e a causa dell'energia trasferita principalmente dal vento solare ma anche dai raggi cosmici, queste molecole normalmente non sono nello stato naturale, nello stato neutro, ma sono tipicamente ionizzate, ossia hanno perso uno o più elettroni e da qui il termine ionosfera. Cosa succede quando, in corrispondenza di picchi dell'attività solare, il vento solare ci raggiunge in quantità maggiori del solito? Succede che, in corrispondenza dei poli, il vento solare è in grado di eccitare più del solito le molecole che costituiscono la ionosfera. Quando un atomo riceve energia, lo avevamo visto nell'episodio sul laser, risulta eccitato, cioè i suoi elettroni passano a livelli energetici più elevati, ma ci rimangono per poco tempo, ritornano rapidamente nello stato fondamentale. Quando questa emissione spontanea avviene, si ha l'emissione di luce che è appunto l'origine delle aurore boreali, che assumono poi forme molto particolari, tipo grandissime vele o serpentoni, simili a panna fosforescente, grazie al fatto, principalmente grazie al fatto che le particelle del vento solare seguono il campo magnetico terrestre che in quelle zone è molto, molto verticale, invece di essere, quasi parallelo alla Terra, come succede quasi dappertutto. Bene, anche l'ottavo episodio è terminato. Le raccomandazioni sono sempre le solite. Mettete un mi piace qua sotto a YouTube oppure sulla pagina di Facebook della Fisica che non ti aspetti e il cui link troverete nella descrizione del video. Mi aspetto commenti, suggerimenti, richieste per i prossimi video. Io nel frattempo vi ringrazio per la visualizzazione e vi do appuntamento al prossimo video.